punto di vista una comunità fatta di persone che si passano il testimone. Ho avuto la fortuna di conoscere, iniziare a conoscere questa comunità alla fine degli anni 90, quando collaborai in una piccola commissione, ma molto importante non per me, non mio, naturalmente, che fu incaricato di scrivere il primo statuto del CONI, con il presidente Frattini, il professor Manzella, il presidente Cardia, eravamo proprio in bottega, io e Massimo Coccia, che lavoravamo in modo, credo, con tanto entusiasmo, insieme al presidente Petrucci e al segretario generale Pagnozzi, e conoscendo mano a mano i protagonisti di quella rivista dal di dentro, riguardo l'avvocato Camilli, che prima era qui con noi, Bernassi, con i membri successivi, Bodis, e la ripresa della rivista in anni difficili con la direzione del professor Fabio Pesi insieme alla prima Massimo Coccia. Questo per dire che è una rivista che è cresciuta ovviamente grazie all'impegno, al volontariato, alla passione di tante persone, di chi lavora nel CONI tutti i giorni e di chi dall'esterno ha sempre guardato con emozione, con condivisione a questo mondo. E si è così formata, ma in realtà nelle parole di Onesti e questo auspicio, una sorta di, la chiameremo quando le parole del CIR, commissione giuridica informale in servizio permanente, che in qualche modo ha rappresentato sempre negli anni una sorta di architettura e dell'alleatura giuridico-istituzionale al supporto delle istituzioni, di queste istituzioni così speciali come il CONI, la cerniera tra società e paese e istituzioni. Altro tratto caratteristico che cerchiamo di portare avanti, ma che era già così ben tracciato nelle parole di Onesti, era quella della libertà intellettuale, perché questa comunità di dialogo, della discussione, anche della varietà delle opinioni, e questa si trova ripresa in sempre della rivista e dei numeri che quotidianamente vanno avanti. Anche per questa ragione siamo tutti particolarmente grati al CONI e, se così posso dire, ai colleghi del diverso titolo, della magistratura, dell'Accademia, dell'Avvocatura, danno ogni giorno un contributo fondamentale all'evoluzione di questo mondo. E ultima considerazione, un mondo al quale tutti noi ricercatori guardiamo sempre con passione e con entusiasmo. Non c'è forse ambito di ordinamento giuridico che possa vantare un'analoga, come dire, condivisione, un analogo trasporto di chi inizia a studiare, come se si è laureato, comincia a fare ricerca. Beh, quando c'è la chiamata reale del diritto soggettivo, tutti partecipano con entusiasmo, e anche questa particolare energia che credo dia forza speciale a questo nostro progetto.